più al nostro protagonista. L'uso migliore con il tartufo. Se doveste suggerire a uno che piove dalla luna, un finlandese che arriva qui da lontano, che compra un tartufo e se lo porta a casa, farci cosa? Io sulle tagliatelle oppure sull'uovo. La classicità assoluta. Sì. Enrico? Stessa cosa, io ci metto l'uovo in primis, perché le tagliatelle magari uno a casa non è così bravo come Gemma a fare. Certo, va da Gemma, ne mangia da Gemma. Non che sia facile cucinare un uovo, perché ci sono anche lì delle... C'è una lunga storia anche su quello, sì. Sì. E poi voi avete... Comunque, dire... anche personalmente, quando mi capita di personalmente a casa mangiarlo, sull'uovo. Io sull'uovo, 100%. Che cosa non bisogna mai farci con il tartufo bianco? Peccato mortale, l'errore non da lapis blu, da taglio della mano sinistra. Bah, non bisogna, intanto cercare di conservarlo, bisogna godere del momento in cui c'è nella sua stagione ed è per quello che è arrivato lì dove è arrivato, perché esiste solo in un certo punto e in un certo periodo dell'anno. E avere il buon senso di grattarlo dove va grattato e anche se magari il cliente lo vuole grattato dove non ci sta, magari riuscire a fargli capire questa cosa, insomma. Gemma, d'accordo. La cosa più strana che vi è capitata servendo un tartufo? Qualcuno che vi ha chiesto qualcosa o che l'ha mandato indietro o che ha fatto delle reazioni strane, vi è capitato mai? Mi ricordo una volta che sono arrivati dei signori e mi ha detto così che avevo un tartufo che era uno splendore, mi ha detto ma questo tartufo sa di acido fenico. Dopodiché? Ha servito una carne con l'acido fenico? Guarda, sì, sono stato gentile, ho detto forse non capite niente. Ecco, una buona. Enrico? No, a me è capitato qui ad Alba una tavolata di clienti, un bel tavolo, hanno speso, bevuto benissimo, e restava di questa patata, ne restava ancora forse una ventina di grammi, hanno chiesto 6 piatti bianchi e hanno finito di mangiarselo così e mangiandosi le dita. Fantastico, vabbè, quello vuole, un po' di perversione ma tanta buona. Beh, stiamo per salutarvi, stiamo per darvi 2 libri, Enrico tra l'altro lo conosce quel libro lì, uno Gemma e un Enrico, 2 libri che parlano ovviamente di tartufo, e io volevo ricordarvi che sono stati con noi, inverto questa volta l'ordine delle presentazioni in maniera simmetrica alla prima, Enrico Grippa del Duomo di Alba e la regina degli osterie di Langa, Gemma Boeri, alla quale, hai visto le immagini prima del filmato, erano le immagini di Bruno Rialdo, che farà parte, illustrano un libro che le è stato dedicato da Luigi Sugliano, collega della Stampa. Io vi ringrazio infinitamente di avermi invitato e di avermi dato questa opportunità. Grazie a voi, grazie e buon lavoro.